Mario Pizzola, dopo l'incidente della scorsa settimana a Mutignano in provincia di Teramo, voi siete ancora più convinti che il metanodotto SNAB non si debba fare, non debba passare nel tracciato individuato appunto dall'azienda? L'esplosione avvenuta a Mutignano di Pineto conferma che questi impianti metanodotti sono molto pericolosi, sono delle vere e proprie bombe ad orologeria piazzate sotto i nostri piedi, tanto più che stiamo parlando, per quanto concerne il metanodotto sul Mona Foligno, di un tubo che è più grande, più del doppio rispetto a quello esploso a Pineto, con una pressione molto più alta, quindi immaginiamo cosa potrebbe succedere in caso dovesse accadere un incidente a questo metanodotto che la SNAM continua a insistere di voler realizzare lungo la dorsale appenninica, e cioè lungo le aree più altamente sismiche del nostro paese, oltre la centrale di compressione anch'essa in area sismica di massimo grado che la SNAM vuole fare a Sulmona. Ecco, di questa pericolosità sembra essersi convinta anche la regione Abruzzo. Voi comunque avevate lamentato una certa come dire, mancanza di convinzione da parte delle istituzioni, no? A dire un no netto e secco di fronte a questo progetto. Adesso voi oggi siete qui, avete parlato anche con i rappresentanti del Consiglio regionale, con gli assessori. Quali saranno i prossimi passi? I prossimi passi sono questi, che il Presidente della Commissione Ambiente e Territorio della Regione, Pierpaolo Pietrucci, convocherà un incontro la settimana prossima con tutti i soggetti coinvolti in questa vicenda, quindi tutti i sindaci abruzzesi, di cui 17 nell'Aquilano e uno in provincia di Pescara, le comunità montane, i parlamentari, i consiglieri regionali, gli assessori, il presidente e vicepresidente della giunta regionale, insomma tutti coloro che hanno voce in capitolo in questa storia, perché il 26 di marzo, per la quale è convocata la conferenza di servizi, in realtà si chieda che non si faccia questa conferenza di servizi, cioè che venga comunque fermato il procedimento anche e soprattutto alla luce dei gravi fatti di Pineto, che ci sia una pausa di riflessione e che finalmente il governo nazionale si decida a dare attuazione a quello che il Parlamento ha deciso. Il 26 ottobre 2011 la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati ha stabilito che quest'opera così pericolosa e così dannosa non può essere fatta lungo le aree appenniniche, quindi il governo deve disporre la modifica del tracciato, occorre un tavolo per individuare una soluzione alternativa. C'è anche un'altra cosa che voi contestate, cioè lo stralcio che c'è stato della centrale di compressione di Sulmona rispetto al progetto invece del metanodotto. Noi contestiamo tante cose di questo progetto, il fatto che non è stata fatta la valutazione ambientale strategica, il fatto che anziché una via unica si è spezzettato il tracciato di 687 km in 5 tronconi e sono state fatte tutte vie separate, quando a nostro avviso andava fatta una via unica essendo un'opera unitaria, ma per di più dopo che sono stati emessi i decreti di compatibilità ambientale e di pubblica utilità, addirittura si è sdoppiato ulteriormente il procedimento andando avanti da un lato per la sola centrale e dall'altro per il metanodotto, come se fossero due opere diverse. Si tratta invece di una stessa opera della quale la centrale è a servizio del metanodotto, quindi è assurdo autorizzare separatamente la centrale e poi il metanodotto. Occorre riunire i due procedimenti in modo che la decisione sia unica.
ma la decisione a nostro avviso non può che essere negativa, perché tutti gli enti, da comuni, province e regioni, hanno espresso la contrarietà. È inconcepibile che nel nostro paese il progetto della SNAM venga considerato indiscutibile, mentre gli atti adottati da tutti gli enti democratici sono ritenuti privi di valore. Se siamo in una democrazia vera, il governo Renzi dovrebbe ascoltare il territorio, le istituzioni, e azzerare tutto e non autorizzare un'opera che è fortemente impattante sotto il profilo ambientale, della sicurezza dei cittadini, della salute e anche come ripercussioni negative sulle economie locali.